Domani finisce il mondo. Come non lo sapevate? Sì, no, beh, perché non hanno esattamente parlato di mondo, ma hanno parlato di Europa. Domani finisce l'Europa, o meglio, comincia l'Europa. Sì, sembra proprio che questo vertice europeo, che ha preso il via oggi e che appunto proseguirà anche domani, debba essere il discrimine, una pietra miliare fondamentale sul destino dell'Europa. Forse così sapremo dove scagliarle le pietre, ma purtroppo non ci è dato poter intervenire, visto che questa Europa è un'istituzione tutt'altro che democratica. I giorni precedenti a questo vertice sono stati pieni di dichiarazioni di quello che viene considerato il primo ministro italiano Mario Monti, dichiarazioni in risposta della cancelliera tedesca, la Merkel, nuove risposte di Monti, in un battibecco che come dire, rappresentano in un qualche modo le tifoserie anche italiane nel momento in cui si va a giocare la famosa partita di calcio per cui tutti pazzi e tutti i nazionalisti in occasione ovviamente dei tiri al pallone. Nel pallone però ci siamo noi, perché è del nostro futuro che si va a decidere con il vertice europeo. Ebbene, rispetto a Monti che appare la figura salvatrice dell'Italia, della crisi e di tutto quanto, con la sua proposta relativa agli Eurobond, alla possibilità quindi per la BCE di acquistare direttamente dei titoli di Stato, qualora il differenziale dello spread superi un determinato limite che viene considerato eccessivamente pericoloso ed oneroso. Risponde immediatamente la Merkel dicendo assolutamente no, non se ne parla nemmeno lontanamente. Monti punta i piedi e dice è così oppure mi dimetto e poi gioca di ricatto. Vogliamo approvare la Tobin Tax? Benissimo, allora si approvi questa facoltà per la BCE di agire con gli Eurobond. Si sappia che qualunque strada sia intrapresa non è per nulla una salvezza. E casomai, se salvezza ci può essere per le banche, ma non per i cittadini italiani. Perché? Semplicissimo. Se anziché indebitarci verso banche commerciali, ci indebitiamo verso la Banca Centrale Europea, la BCE, attraverso gli Eurobond, ma cosa cambia? Non è forse per caso sempre un debito? Non è forse sempre qualcosa che dobbiamo restituire? Mi sa di sì, e lo dobbiamo restituire pure con gli interessi. Perché è il meccanismo che è sbagliato. È il meccanismo che è del tutto folle. È un'istituzione sovranazionale che ha assorbito la possibilità per i cittadini di decidere, di intervenire, di governarsi. Ha tolto completamente la sovranità dagli stati e dai paesi membri. Anzi, pensate, è così fondamentale per chi fa parte di questo sistema in totale cortocircuito, votato esclusivamente al dio denaro. Bene, pensate, è talmente fondamentale il mantenimento di questa gabbia, di questa trappola bancaria internazionale, di questa struttura che risiede nelle mani della Banca Centrale Europea, attraverso un potere pressoché limitato dal punto di vista economico e finanziario sui nostri paesi, che vi dirò di più, è talmente necessario e talmente vitale per questa stortura di sistema che pensate, persino José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, è arrivato a dichiarare che in effetti il vertice europeo, attenzione, non è che ci possiamo aspettare che risolverà chissà che cosa, perché insomma le aspettative sono tante, ci sono tante esigenze, ma l'unica cosa che conta veramente è togliere ogni dubbio sulla irreversibilità dell'euro. È un virgolettato suo. Cioè, quello che conta di questo vertice non importa quale decisioni saranno assunte, non importa che prezzo dovranno pagare i popoli, non importa cosa dovranno subire i cittadini, non importa quanti imprenditori, quanti pensionati ancora dovranno suicidarsi. No, non importa un bel niente, l'importante è che l'euro sia un percorso irreversibile. Questo è ciò che sta a cuore a chi ha assorbito, ha succhiato ogni singola goccia di potere decisionale, operativo, dai nostri paesi, dai nostri stati. E anche in questo caso, a scanso di equivoci, c'è Van Rompuy,
Uomo, anche questo, i soliti gruppi elitari, perché ovviamente non si finisce a governare, non si ottiene tanto potere casualmente perché è successo incidentalmente di trovarlo, ma ovviamente tutti i personaggi vengono scelti oculatamente e con attenzione, un po' come è successo con il nostro Mario Monti, o meglio con il loro Mario Monti, perché non mi rappresenta assolutamente. Ebbene, vi dicevo, pensate, datato 26 giugno, pochissimi giorni fa, c'è un rapporto, una relazione di Herman Van Rompuy, che è il presidente del Consiglio europeo. È colui che ha scritto la lettera di invito per i vari rappresentanti che appunto oggi si sono riuniti in sede di Consiglio europeo. Il titolo di questa relazione è Verso un'autentica unione economica e monetaria. Sì, perché finora hanno scherzato. Finora ci hanno preso in giro. Finora erano lì con le costruzioni, con i Lego, erano lì col Monopoli, con i soldini di carta, a fare i giochi, a far finta. Mentre questa crisi metteva delle vittime, mentre questa crisi strangolava e uccideva imprenditori, persone, mentre questa crisi metteva a casa decine di migliaia di lavoratori, mentre questa crisi toglieva ogni possibilità di futuro per i giovani ed ogni possibilità di futuro per il paese. Ebbene, sapete che cosa scrive il Presidente del Consiglio europeo nella relazione? Qualche giornale ha pubblicato qualche riga, qualche contenuto, ha indicato che la strada maestra è una maggiore coesione, una maggiore unità dal punto di vista economico e finanziario. Alla faccia! Cioè già adesso la BCE decide per tutti gli stati, però serve qualche cosa di più. Vorrei guardassimo insieme questo documento. Perlomeno le frasi che ho considerato principali. Ebbene, Van Rompuy parla di un'architettura dell'Unione economica europea e monetaria più forte, basata su quadri integrati per il settore finanziario, le questioni di bilancio e la politica economica. Ovvero, fate attenzione, il trattato di Maastricht e quello di Lisbona non hanno fatto abbastanza, bisogna andare oltre. Bisogna andare più avanti, bisogna stringere di più il cappio attorno al collo. Nel rapporto si legge che le politiche nazionali non possono essere decise isolatamente se i loro effetti si propagano nella zona euro nel suo insieme, perché ovviamente serve una combinazione appropriata di politiche con la politica monetaria unica nel perseguimento della stabilità dei prezzi. E questa è la palla che ci ha messo la zavorra, e questa è la palla che ci hanno raccontato per poter fare qualunque cosa. Maastricht, Lisbona, tutto il potere conferito al sistema europeo delle banche centrali, poi alla Banca Centrale Europea, è scaturito proprio dal fatto che bisognava garantire la stabilità dei prezzi, fra l'altro, all'interno dell'Europa. E ci troviamo a pagare quello che stiamo pagando anche per questo motivo. Fra gli altri punti rilevanti vengono precisati ovviamente i quadri finanziari integrato, il bilancio integrato, il quadro integrato di politica economica. Quindi fra i punti fondamentali vengono indicati anche un sistema unico europeo di vigilanza bancaria e un quadro comune di garanzia dei depositi e di risoluzione. Il bilancio integrato si dice che possa essere efficace per prevenire e correggere politiche di bilancio non sostenibili in ciascun Stato membro. Ovvero, se tu, nazione, se tu, Italia, decidi di governare in un determinato modo, no, scusaci, ma dobbiamo intervenire noi. D'altra parte, noi oltretutto l'abbiamo già pure ratificato, ce lo siamo messi nella Costituzione. Il nostro Parlamento si è votato ed ha approvato, pensate, il cambiamento della legge costituzionale, della nostra Costituzione, degli articoli costituzionali che sanciscono un pochino quella che è la situazione dal punto di vista del fiscal compact, del pareggio di bilancio. Siamo tutti costretti, Stato ed enti locali, a rispettare questa regola del pareggio di bilancio. A tal fine, precisa il Presidente, si potrebbero fissare di comune accordo limiti massimi relativi al saldo di bilancio annuale e ai livelli di debito pubblico dei singoli Stati membri.
punto più sconvolgente però è questo: una maggiore integrazione economica è necessaria anche per favorire il coordinamento e la convergenza nei diversi settori politici tra i paesi nella zona euro, per affrontare gli squilibri e garantire la capacità di adattarsi agli shock e di competere in un'economia mondiale globalizzata. Ciò è fondamentale per il buon funzionamento dell'Unione Europea Monetaria e costituisce un complemento essenziale dei quadri finanziario e di bilancio. E qui ci sono le due cose su cui vorrei soffermarmi velocemente in chiusura, ovvero la capacità di adattarsi agli shock. Ma di quali shock stiamo parlando, se non quelli indotti artificialmente dalle agenzie di rating che regolarmente attaccano i paesi, attaccano le banche, attaccano le realtà, anche politiche, per far sì che queste siano costrette a soccombere alle cosiddette regole del mercato o ai mercati? E che cosa sono i mercati se non fatti da persone, da banche e da speculatori finanziari? E che cosa sono le agenzie di rating se non al contempo controllori e controllati? A che gioco stiamo giocando se non una sporca guerra di carattere finanziario? L'altro punto su cui vorrei soffermarmi è l'economia mondiale globalizzata. Ah, la globalizzazione. Ah, questo vento che ha uniformato, ha fatto sì che non ci fossero barriere. È questo vento che ci ha portato nella merda, che ci ha portato nel pantano. Perché quel discorso di non avere più paesi, di non avere più barriere, è la nostra economia che è stata soffocata, sono le nostre attività produttive che non hanno più sfogo, sono i nostri lavoratori che hanno perso diritti. Ma pensate un po' come può essere possibile competere, che so, con la Cina piuttosto che con gli stessi Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono il paese nel mondo che hanno uno dei maggiori sistemi di protezione doganale e di dazi. E noi invece, porte aperte alla Renault, arrivino pure. Che problema c'è? Tanto chi se ne frega se qui da noi l'attività produttiva è costretta a soccombere. Col discorso della globalizzazione abbiamo spalancato le porte alle multinazionali e gli effetti dal punto di vista delle multinazionali farmaceutiche a quelle che so dell'agricoltura e degli OGM ce l'abbiamo davanti agli occhi. E quindi insomma, ma perché mai dobbiamo accettare questa maggiore integrazione europea? Perché se non siamo per la maggiore integrazione europea siamo a favore degli Yankee e degli Stati Uniti che vogliono la distruzione di questa Europa? Ma al diavolo tutti quelli che la pensano così, al diavolo questa Europa soprattutto, al diavolo questa gabbia che ci ha fatto prigionieri, al diavolo questo sistema antidemocratico, usuraio che ci ha strangolato, che ha ucciso le nostre nazioni. Ce la vogliamo riprendere o no questa sovranità?